Gioco quando ha iniziato? E allora, in moto, vabbè, a 6 anni, e poi a farle impennate a 16. Moto a 6 anni, Sì, ma sei anni, infatti anch'io ho ma fatto 6 6 anni. anni Sì, seriamente? facevo motocross in un motoclub, ho fatto delle gare sia nel campionato regionale che italiano. Andavi forte in Sì, motocross. andavo forte parecchio, poi mi sono un po' rotto le palle, perché sinceramente io lo Sì. pigliavo, sì, ma allora c'erano un sacco di ragazzi che tu li vedevi quando andavano forte, erano quasi, diciamo, cioè arrabbiati, no? Ci mettevano tanta grinta. Io invece Eri più sciallo, ero molto meno tranquillo, competitivo. capito? Sì, meno competitivo, però comunque le posizioni, cioè arrivavo quasi sempre sul podio, eravamo noi tre, poi ci sono degli altri amici con cui sono in contatto adesso che loro hanno continuato e sono davvero forti adesso. Comunque mi è passata un po' quella voglia di fare le gare così, e allora mi sono dato ad altri sport e successivamente ho ripreso in mano la moto dopo un anno di stop, ho preso un Beta 50. E da lì poi Cool. ho ricominciato con, diciamo, ad andare in moto più o meno Ma seriamente. Ho preso un enduro e mi è il K? ritornata un po' Per con la passione. Sì, K125, mi è quello poi ritornata non con ha la continuato passione. seriamente. Perché ha preso il Passando da KX? un KX a un KTM, ha perso un po' i Bro, no, forse c'è conti. ragione. Vabbè, Giusto, comunque uguale a tua sorella. è Vi vero. somigliate tanto Sì, come fratella, come sì, sì, sì. sorella. Vabbè, facciamo finire il discorso. E Scusami. niente, dopo che ho preso il 125 mi sono beccato un sacco di volte con lui, e avendo una persona che era più brava di me, o è ancora più brava di E me, la prima volta ti ovviamente. siamo beccati, tu avevi il 300. Era No. locate. No. Sì, è stata la prima volta che non avevi la patente. Ah. Criminale. Allora le cose illegali le fai anche te. Sì, però nascoste. Però Vabbè, niente, non le dice ragazzi, lui. dove sono arrivato a parlare del 125? Dopo il 125 ho iniziato sempre più Skill up. sì, a mettermi sotto, diciamo, con questa cosa, e da lì basta, mi sono concentrato solo su quello, quindi ho lasciato perdere il motocross e l'enduro. Sì, bro, sarei forte anche a Perché tu giochi a cricket. cricket? No, però vabbè. E niente, mi sono messo qua e ho iniziato a fare le cose bene come dovrebbero essere fatte, e ho iniziato a pigliarla come una passione seria, e per fortuna ho incontrato delle persone che... Serie mica tanto. Vabbè, no, a K parte ste è cazzate, serissimo. raga, cioè, Ma K è ci mettiamo peggiorato o è migliorato dentro. nel corso degli anni? Ma dipende. Dici in A moto? Parla con la parlare? mente, zio. No, Con la K è mente. peggiorato. No, ti dico, con la mente sono peggiorato perché ero meglio quando ero più piccolo. Ma perché eri più tranquillo? No, non ero più tranquillo, ero più... Impaurito dalla vita. Ricevuto da uno psicologo. No, non lo so, riflettevo di più. Adesso Sei più agisco e impulsivo. basta. Sei No, più razionale. mi piaceva proprio pensare Garba. tanto. Adesso invece agisco molto di più che Mi sa che hai pensare. pensato troppo, zio. Vabbè, comunque, qualcuno diceva il miglior trick che sapete fare, compreso Edo, dicevano. Grazie. Io non so, io se gratto il Oh, penso a codino. Noenzo, togliere entrambe le mani. Sì. Secondo Ma me è il più figo. andate a Edo vedere si sul fa mio profilo moltissimo. Insta, Sì, raga, no, guardate lui tutti i abbiamo video. calcolato 10 Gioele OJ, secondi. raga, su Instagram. Gioele trattino Tipo, basso non è che fa OJ. no end e basta, fa anche. Lui praticamente fa no end, si sposta, prende con la mano sinistra l'acceleratore e fa scrape con la destra mentre Sì. accelera con la sinistra. Però non c'è questo sul mio profilo, raga, Davvero? purtroppo. Ma quante volte ti sei distrutto per arrivare a questo No, punto? sì, ma poi Allora, una continuando. volta sono caduto perché stavo cercando di grattare la targa. Avevo ancora il 125. All'inizio. Sì, la moto mi è caduta addosso e mi sono fratturato il piede. Ok. Sono stato fermo forse 3-4 mesi. Dopo quella volta che sono caduto, mi sono guardato vari tutorial su come impennare e ho iniziato a farlo. Con gli stivali, con tutte le protezioni. Ok. Vabbè, nel caso entrerò in casa capitolare. Dopo No. No, dicevo per quello. quella caduta, vabbè, sono Il caduto a flexer più potente Cerro, mi sono d'Italia. fatto male, mi ha sbacchettato la moto così e... Sempre cross, cioè No, enduro o motard? vabbè, scusatemi se mi sono interrotto. Niente, stavo andando normalmente, ho tolto le mani perché ho avuto un calo di concentrazione, ero troppo tranquillo e la moto ha sbacchettato, sono caduto e mi sono fatto male al braccio qua, probabilmente Ma non ti sei si spaccato anche vede. lì? No, no, qua mi sono solo pelato tutto, sia qua che il ginocchio, e sono stato fermo anche lì un mesetto. Però
mi è fermato assolutamente sta cosa. E voglio darvi un consiglio, raga. Quando siete stanchi, fermatevi, perché fate le peggio puttanate. È vero, raga. Non esiste mai l'ultimo giro, non dite che l'ultimo giro. In quel video è caduto perché era troppo rilassato, era troppo stanco. No, no, lì non ero stanco, lì ero... Eri troppo sicuro di te. Ero troppo bravo. No, sì, era troppo sicuro di te. Bravo, quando sei tranquillo, ricordatevi che tranquillo è morto. Sì, no, è vero. Vabbè, raga, cappe è troppo drastico. Cappe è troppo drastico, però fidatevi che è così. No, è così, è vero. Vabbè, tornando al discorso. No, però prima ho visto una domanda troppo bella. C'era uno che chiedeva come si fa a scappare dallo sbirro. No, nessuno va dentro, sai. No, aspetta, io vorrei fare una guida. No, però c'è... allora, spiegami come tu scapperesti dagli sbirri. Allora, no, aspetta, no, aspetta. No, spiego una cosa che non è da scappare. Aspetta, dagli aspetta. Sbirri. Prima andiamo una cosa alla volta. Abbiamo iniziato questo discorso con il miglior trick che sapete fare. Andiamo una cosa alla volta. È vero, è vero. Giacomo? Super, beh, senza mano, no, tutto, raga, no, tutto, ma lui è completo. Sì. Chi è che swerva meglio? Lui. Quindi il trick migliore? Non saprei, forse Superman con una mano, cioè, non, sì, cioè ho imparato a farlo lungo. Facciamo vedere l'ultimo video che hai messo su Instagram, o forse era nelle storie. Sì, è la storia, ci sono le storie in diretta, quella del Kawasaki. Andiamo a vedere. Allora, il migliore che mi piace... Aspetta, no, scusa un attimo, Cappe. Dopo io farei che prendo l'iPad una volta, facciamo vedere un po' i trick di tutti. No, così almeno, ma così almeno riesco, non continuo ad alternarlo, sennò è un po' casino. Seguite la gesticità dal punto di vista tecnico? Vai, Cappe. No, io vabbè, dico Superman, perché il Superman, cioè, è da Superman. Non c'è nulla da aggiungere. C'è il trick che per me anche senza è mano, meglio del tutto. Col 125 l'ho iniziato a fare, poi mi sono schiantato, poi ho cambiato io tempistica. Avevo imparato col 120, col K, 125. Andavo in Superman, ma non era una cosa che si faceva, perché veramente prima nessuno faceva queste robe. Cioè, c'era il Modard, Circle, Stoppi, tutte queste robe qua. Però io avevo imparato a fare Superman senza una mano. Col 125 avevo già imparato col KTM. Senza handbrake? Sì, senza. Sì, perché l'enduro. Quando avevo ancora l'enduro. Sì, sì. Le prime persone che ho conosciuto in moto sono state Nick e Check. State le prime persone che ho conosciuto. E Shet anche. Tutte quelle persone lì le ho conosciute. State le prime persone che ho conosciuto. A Orsini? No, non era Orsini. Sì, all'Icam. Sì, all'Icam. All'Icam, figa. Anch'io venivo un po'... Vanno bene tutte e due. Qualsiasi moto va bene. Sì. Meglio trick, trick migliore che so fare io, raga, non so il nome, però praticamente vai e poi metti le gambe così sui radiatori e ti fai entrare a velocità crociera per com'è consumare che... poco. È certo che so come la cambi la mano. Cos'è Superman? Com'è che si chiama questo trick qua mio? Il Superman, ah no, questo qua, questo mi sembra più divano. Il coglione, man. Questo è cat, polleggiare. Divano, man. Tu, Vita? Io? Io so evitare. Mi sa mettere la musica a te. No, lui è il cervello. Interessante. Sì, lui è il cervello. Io sono la vision. E Ivan? Io. Vabbè, tu hai imparato a staccare la mano. Ma no, lui gratta il portatarga di GT Lab. È vero. Io l'ho grattato una volta. Perché poi ce l'ho sempre chiusa sotto. Anch'io ultimamente non gratto la targa da un botto. Però c'è il codino. Ma sai perché a me mi è sempre dato fastidio? Cioè, per grattare la targa. Proprio per sentire... che mi ricorda il gesto sulla lavagna. È vero, No. Da fastidio. A parte che a me era di culo piegarla. Bravo, 200 euro di targa da spendere per riparla. No, ma a parte io l'ho staccata apposta. È scomodo la targa perché non puoi andare tanto indietro. È scomodissimo. Gli handscape non li puoi fare. Quindi io tengo ultimamente... cioè, o se giri strada, allora la tengo lì perché sono legali, altrimenti... Altrimenti zio la tengo sempre. No, ma poi che io quando ho comprato gli Z125 l'ho fatto targare perché lo volevo Motard e cose. Poi alla fine l'ho provato così cross, ho detto no, voglio fare il... beh, però almeno voglio fare l'abbronzato che è in penna. Ok. Quindi poi alla fine la targa l'ho tenuta su un mese, anche perché col tassellato, cioè io ragazzi non so come ho fatto a tenere la targa col tassello. Perché? Perché sì, la picchi dentro. La picchi dentro, la mangi via. Allora l'ho lasciata lì a casa, adesso ancora degrassata in più.